Dai, piadosa! Adesso, amici e amici miei e Paola, noi facciamo la piedina. Adesso io la faccio la maglia. Ecco papà fatto. Brava, adesso dillo l'altra. Col mattarello adesso lo facciamo diventare un cerchietto e poi lo copriamo, va bene? Sì. Allora io apro? Sì, sì. Io comincio. Non devi farlo staccare, devi. Tu te devi fare scivolare, guarda. Togli le mani. Insieme a me. Insieme a me. No, tu togli le mani. Le mani sono come qua. Amici miei, ha rotto la piedina papà e ha fatto cadere anche. Come la vuoi tu? Mortadella? E questo pure vuoi? Facciamo, falla tu. No, solo questo. E un po' di formaggio non lo vuoi? Me la faccio io. Tu, questo. Come vuoi tu? Un po' di piedi. Come si chiama? Culatta o culaccia, non mi ricordo. Un po' di culaccia. Vuoi un po' di parmigiano? No. Vuoi un po' di pecorino? No. Piano amore, piano, eh. Ma lo faccio addosso. Che bello. Questa è tutta la tua piedina? Tu c'hai fammina, no? Sì, quindi mangio bene. Mangia, mangia amore. Come si mangia? O metti uno sopra l'altro oppure fai a libro. Tac. O lo puoi mangiare così, come vuoi tu. Buona piedina, buon appetito amici miei. State forse mangiando o no? Io sto mangiando la piedina. Ciao Paola, ciao bimbi, ciao Stella, ciao Pietro e Leo. Comunque Leo, questa piedina è buona, assaggiala anche tu. Chiedi al tuo papà di farla perché è molto buona. Per me preparo una bella piadinozza fatta con chips di patate sbollentate e grigliate che mettiamo qui. Poi ci mettiamo un bel po' di parmigiano reggiano a scaglie, potremmo definirlo quasi scaglioso questo parmigiano, che ne pensi? È scaglioso? E poi, siccome noi siamo dei goduriosi, mortadellazza! Mettiamo un po' di insalata misticanza o mista. Poi mettiamo del pecorino molto molto carino e buono. Mm.
in realtà è pancetta, piacentina. Piadina è pronta!